Due cavalli soppressi per le gravi conseguenze riportate in due rovinose cadute. La gara, che giustamente è terminata senza l'assegnazione del palio, ed è la prima volta che succede. Una giostra dell'orso da dimenticare, quella che si è disputata ieri sera in piazza del Duomo a Pistoia, la numero 40 al termine dei festeggiamenti patronali di San Jacopo. I fantini coinvolti nelle cadute per fortuna hanno riportato solo qualche contusione. Nel mirino è finita la pista, resa complicata dalla pioggia, ma anche la scelta di alcuni rioni di schierare cavalli puro sangue, animali dotati per correre ma non per affrontare una gara atipica come la giostra dell'orso. Una gara segnata dalle due rovinose cadute dei cavalli nella penultima e nell'ultima tornata, che hanno costretto la giuria ad annullare la corsa. Le cadute, a dir la verità, sono arrivate fin da subito, già dalla prima tornata, con Alessio Giannini del Leone costretto al ritiro, ma il dramma è arrivato nel finale con le cadute del cavallo del Grifone Oracle Force, montato da Giacomo Cresci, alla penultima tornata, che si è azzoppato, e subito dopo quella del cavallo del Drago Golden Storming, montato da Alessio Spinicci, nella sfida decisiva contro il Cervo Bianco. Sono i due cavalli soppressi. Il Drago era arrivato in vantaggio di un punto, 9 in totale nei confronti del Cervo, 8, e si aspettava la tornata finale per assegnare il palio. Adesso sono attese le decisioni riguardo al futuro della manifestazione, se si continuerà e a quali condizioni, o se, come chiedono a gran voce gli animalisti, verrà soppressa definitivamente. Quella di quest'anno, tra l'altro, era la prima a svolgersi sotto la supervisione del CONI.